come un branco di foxhound all'inseguimento della volpe. I ragazzi di Dalmasson l'hanno inseguita, braccata e infine catturata al fotofinish. Al canide agrigentino nemmeno l'onore delle armi, perché Trieste, bissando la vittoria del Palarubini, si porta pure sul 2-0 negli scontri diretti, sfilando così, pur in parità a 20 punti, il settimo posto alla Fortitudo. Una partita tutto in salita, iniziata con un 10-2 dei padroni di casa, propiziato dalle triple di Williams e Evangelisti. Il coach scuote la squadra ed ecco la pronta risposta della coppiata Tonut Candussi, quest'ultimo in netta crescita nelle ultime gare, che piazza un rincuorante 8-0. Agrigento però sembra una macchina perfetta e allunga di nuovo in campo aperto sino al 28-17 di fine primo quarto. I biancorossi alzano la difesa nella seconda frazione, ma la Moncada non molla la presa e il play piazza continua a martoriare il canestro dai 6-25, facendo toccare ai biancoblu il massimo vantaggio al quarto d'ora sul 40-28. La gara sembra incanalata, ma Trieste non ci sta. Tonut apre il parziale e ritrova il supporto dell'accoppiata Grayson Holloway a macinare gioco e conclusioni in attacco. Si chiude metà gara in rimonta sul meno 4 dopo un parziale di 17-9 sul 49-45. La ripresa segna un nuovo acuto della Moncada che azzanna la partita, ma Trieste non le permette di chiuderla. Si prosegue quindi per una decina di minuti con un vantaggio di Agrigento tra i 6 e gli 8 punti, con la qualità dei ragazzi di Ciani, a cui risponde ancora Stefano Tonut, lasciato un po' troppo solo in questa fase di gara. Si va all'ultima frazione sul 66-62 con l'acuto di Coronica, ormai in fiducia. I biancorossi infine si trasformano in killer, apre le danze Prandini in penetrazione, poi l'eterno capitano che, nonostante un ginocchio acciaccato, metterà 8 punti decisivi. Con la seconda tripla arriva anche il primo vantaggio. Agrigento pareggia a quota 81, ma non fa i conti con Holloway, canestri importanti in attacco e stoppata in difesa. Poi, tra un tiro libero e l'altro, ci pensa Candussi, infilando la tripla decisiva a 23 secondi dalla fine, più 5, 88-83. I biancorossi rischiano però di sciuparla, prima con gli errori dello stesso Candussi e la tripla di Williams, e poi con l'1-2 di Tonut, ma con 5 secondi sul cronometro, all'americano della Moncada il tiro del pareggio non riesce e la gioia può esplodere.